Secondo video sul tema della sicurezza del re. Questa partita è Svidler-Mamejarov, quindi due giocatori intorno ai 2008 di Elo. La caratteristica è che è stata giocata il 24 gennaio 2018, ovvero sia lo stesso giorno della partita del video precedente, quella di Carlsen contro Wesley So. Quindi, mentre Carlsen giocava, contemporaneamente Svidler e Mamejarov, in questo decimo turno del torneo Tata Steel, davano luogo a una partita interessante, sempre per il tema della sicurezza del re. Vediamo, C4, cavallo F6, cavallo F3, cavallo C3, D5, D4, alfiere B4. Questa è gambetto di donna declinato, difesa Ragosin. Praticamente il nero vuole giocare aggressivamente come se fosse il bianco. L'idea è semplicemente quella di giocare donna A5 e cavallo E4 e attaccare il cavallo C3. Vabbè, per fare donna A5 ovviamente deve prima spostare il pedone C7 e avanzarlo o in C5 o in C6. Comunque lo deve muovere. È un'idea aggressiva. Il C per D5, questo cambio a volte è criticato, ho visto, ma lo fanno tantissimi, è per D5, e ora di solito alla sesta mossa la mossa più popolare giocata da quasi tutti è alfiere G5, perché insomma è ovvio, inchioda il cavallo F6, quindi previene cavallo E4. Viceversa, Svidler gioca alfiere F4 perché ha un'altra idea in testa, che ora vedremo subito. Ovviamente il nero immediatamente gioca cavallo E4, quindi vuole spostare il pedone C7, vuole fare o C6 o C5 e poi donna A5, ma il bianco invece di fare torre C1, che è stata giocata con posizione equilibrata, fa una novità teorica. Donna A4. Siamo alla settima mossa, esattamente come nel video precedente Carlsen nella settima mossa aveva perso il diritto all'arrocco, qui il bianco invece alla settima mossa fa una mossa, oserei dire, strana. È chiaro che strana perché mette la donna sul bordo scacchiera e la tira fuori, diciamo, la muove precocemente in apertura. Questo è contrario ai principi classici, no? Ricordo sempre l'orribile libro Il mio sistema di Nemisovic, che mi ha insegnato come non giocare a scacchi, in cui appunto Nemisovic sconsigliava mosse del genere. Beh, in questo caso però possiamo dire che devo dar ragione a Nemisovic, perché donna A4, effettivamente, qual è l'idea? È ovvio che forza cavallo C6 per salvare la fine. Ed ecco l'idea di Svidler. Adesso il pedone C7 non può avanzare né in C6 né in C5, quindi il nero non può fare donna A5, quindi tutto questo sistema Ragosin è demolito. Non si può giocare più. Se fosse vero, sarebbe una novità teorica fantastica, ma non è così semplice, perché, ripeto, la donna in A4 non sembra molto utile lì. Ecco perché l'ho colorata di rosso, per questo motivo. Vabbè, il bianco ha continuato con torre C1 adesso, e beh, certo, deve pur salvare, deve pur proteggere il cavallo in C3. Arrocco è una mossa abbastanza logica, e ora però non è molto logico come deve proseguire il bianco. La continuazione più naturale credo che sia E2 e 3, con un gioco abbastanza equilibrato, ma Svidler aveva un'altra idea in testa, G3. Ecco qual è l'idea. Cioè, ha pensato: io con donna 4 ho impedito al nero di giocare C7 C6. Questo significa che il pedone D5 è debole. Quindi io lo posso attaccare con
l'alfiere G2 in fianchetto e il cavallo in C3, eventualmente anche con Dona B3. È una costruzione, un sistema filosofico, oserei dire, che se, ripeto, se funzionasse bene, sarebbe veramente la demolizione del sistema Ragusin. Quindi, diciamo, mi sembra un'idea che Svidler abbia pensato forse a casa, ecco, una preparazione casalinga, perché tutto questo sviluppo mi sembra molto coerente con Donna A4. Però il problema è che questa bella idea strategica di Svidler è crollata subito per motivi tattici, e cioè il nero ha giocato G5 perbacco, come G5, e si sì, ha attaccato l'alfiere, e l'alfiere dove va? È in crisi. Allora può, ha due scelte: o in E3, come è stata giocata in partita, oppure in D2. Vediamo cosa succede se gioca alfiere D2. Dopo alfiere D2 il nero può fare torre E8, si mette la GX sul re bianco, alfiere G2, ovviamente il bianco tenta di arroccare, ma non è così semplice, perché dopo G4 che attacca il cavallo, e il cavallo non può andare in E5, perché ecco perché torre 8 a cosa serve, quindi dovrebbe andare in H4. Cavallo per D2, ecco il re è costretto a catturare, perde l'arrocco, donna F6, questo già è un attacco doppio al pedone D4, al pedone F2, insomma è abbastanza ovvio che il nero ha un grande vantaggio. Ecco che quindi abbiamo capito che alfiere D2 non è buona per torre 8, allora il bianco ha giocato alfiere E3. Alfiere E3 e il nero ha proseguito ugualmente con F5, cioè ugualmente nel senso in maniera aggressiva. Perché sta aggredendo? È perché il re bianco è rimasto al centro della scacchiera. Ora, quando un re rimane al centro della scacchiera, bisogna cercare di aprire linee traverse contro di lui. E quindi, per esempio, F5, F4 mi sembra una gran bella idea. Il bianco ha proseguito con Svidler, con alfiere G2 per arroccare, però in realtà dopo F5 c'è una sottigliezza tattica, cioè avrebbe potuto giocare alfiere D2. Ora, perché? Proviamo a giocare torre 8 ugualmente. Torre 8, alfiere G2, G4. Proviamo a fare la stessa sequenza. Dopo cavallo H4, cavallo per D2. Sembra tutto uguale, ma c'è una piccola differenza. F5 ha un drawback, e cioè il re nero si è scoperto, e quindi il bianco può giocare alfiere per D5 scacco, che è un doppio attacco, perché minaccia il re. Che vabbè, è facile coprire lo scacco, ma poi dopo segue alfiere per cavallo C6, e a questo punto diamo quasi ragione al bianco che ha fatto donna A4, perché il cavallo C6 difendeva l'alfiere, quindi dopo B per C, donna per B4, beh, qui adesso è tutta un'altra partita, qui la situazione adesso non possiamo più dare torto al bianco per l'apertura che ha giocato, quantomeno la posizione si è equilibrata. Ecco, quindi alfiere D2 si poteva, quindi a questo punto alfiere D2 si poteva giocare, però effettivamente in torneo evidentemente Svidler è sfuggita questa piccola differenza delle posizioni, cioè il fatto che il nero avendo spinto F5 ha aperto la diagonale D5-G8, è difficile da visualizzare onestamente. E quindi ha proseguito banalmente, cioè non banalmente, insomma semplicemente con alfiere G2, che però in realtà è imprecisa, in quanto dopo F4 si è trovato in grave difficoltà. Attacca l'alfiere, G per F4, alfiere per C3 scacco, B per C, G per F4. Ha attaccato l'alfiere di nuovo, alfiere di 2 a questo punto è forzata. E qui è un momento critico. Ora qui vedremo veramente le conseguenze negative di aver lasciato il re al centro.
E possiamo discutere anche su qual è la differenza tra un re forte, come quello che abbiamo visto nella partita precedente di Carlsen, e un re debole, quale è questo? La principale differenza sta nel fatto che il nero qui può usare le regole generali dell'attacco contro un re rimasto al centro. Le ricordo, sono punto numero uno. Tenere il re avversario, tenerlo in mezzo il più possibile. Ecco, il re bianco sta in E1, non bisogna permettergli di arroccare. Punto numero 2, aprire linee, colonne, diagonali, traverse. Punto numero 3, sfruttare queste linee per creare una superiorità di forze contro il re avversario e quindi infine, lanciare un attacco decisivo sfruttando anche il fatto che di solito il re in mezzo alla scacchiera interrompe la comunicazione tra le torri, in questo caso tra le due torri bianche, la torre C1 e la torre H1. Quindi, al momento, l'unica colonna aperta è la colonna G, quindi, visto che il nero, l'unica colonna che può sfruttare è quella, deve giocare re H8. Ok. Vedete come c'è una logica strategica dietro determinate scelte. La strategia generale ci aiuta tantissimo in questo caso. L'idea di re H8 è semplicemente quella di fare torre G8, quindi re H8 non è una mossa difensiva. Non è una mossa standard, non è una mossa d'attesa, cioè sembra quasi che il nero non sapeva cosa fare, diceva vabbè, gioco re H8. No, re H8 serve a soddisfare il primo criterio, e cioè quello di impedire l'arrocco al bianco, quindi lasciare il re bianco al centro il più possibile. Perché dico questo? Perché facciamolo per esempio arroccare. Se arrocco, segue donna F6. Con l'idea di fare donna G7 e torre G8, quindi sfruttare quella colonna per creare una superiorità di forze di attacco contro il re, quindi re H1 per poter fare torre G1, torre G8, facciamo giocare per esempio donna B3 con pressione sul pedone D5, donna G7, ecco qui, minaccia l'alfiere e la torre sovraccarica, in quanto se la difende il matto in G2, non para il matto affogato cavallo per F2. Quindi, in parole povere, ci siamo resi conto che il bianco non può arroccare. Quindi il primo criterio è stato soddisfatto. Il bianco allora ha giocato donna B3, sembra una mossa attiva, esercita pressione sul pedone D5, sul pedone B7, ma in realtà non serve a molto, in quanto anzi forse peggiora addirittura la situazione, perché con cavallo A5 il cavallo migliora anche la sua posizione, ha attaccato la donna, deve spostarsi, cavallo C4. Adesso quei due cavalli sono in due avamposti splendidi, la situazione del nero è migliorata ulteriormente, il bianco ha giocato torre di 1, cerca un po' di raggruppare i suoi pezzi, vuole. Cosa vuole fare? Vuole fare alfile C1, vuole spostare l'alfile, ma è soffocato. Il re bianco ostacola i movimenti dei propri pezzi. Quindi queste sono una tipica difficoltà di quando abbiamo il re al centro. Il bianco ha giocato, il nero ha giocato torre G8, attacca l'alfiere. Dove può andare l'alfiere? Se si sposta l'alfiere, cioè per esempio difende l'alfiere, segue alfiere H3, l'alfiere è praticamente inchiodato in quanto cattura, scacco, cavallo per G1, donna H4. Ecco il concetto che stavo dicendo prima sulla superiorità locale di forze. Il nero sta attaccando con il cavallo E4, con la donna H4 e in F2 il re bianco si sta difendendo praticamente con niente, perché
Per esempio, dovrebbe fare torre di B1, non so, per dare una casa di fuga al re, scacco, re di 1, scacco, copre d'alfiere, scacco, re C1, scacco, donna di 1, matto. Ecco, un esempio, diciamo, di conclusione, drammatica della partita. Quindi le minacce sono moltissime. Quindi non può proteggere l'alfiere con torre G1. Allora Swidler ha giocato dopo torre G8, ha fatto cavallo E5, cerca di confondere le idee, minaccia cavallo F7 scacco, una forchetta re e donna, cavallo per E5. Minaccia sia l'alfiere in G2, quindi alfiere per E4, donna G5. Nota come adesso donna G5 minaccia matto in G1. Guarda come il nero sta sfruttando la colonna aperta G per creare una superiorità di forze in attacco. Adesso, per esempio, se il bianco, non so, volesse salvare il suo alfiere con alfiere per D5, seguirebbe un simpatico matto affogato. Quindi non può salvare l'alfiere, deve parare per forza il matto. Ha giocato alfiere per F4, ormai entriamo nella disperazione di Swidler, cavallo e donna per F4. Alfiere per D5, salvato l'alfiere, alfiere F5. A questo punto Svitzer l'ha abbandonato, insomma, ha un pezzo in meno e l'arrocco e l'attacco del nero continua. 21 mosse, solo 21 mosse. Quindi vediamo, abbiamo visto come il re è rimasto al centro della scacchiera, un re debole. Dia gravi problemi. Ripeto, però, occorre seguire un assetto strategico mentale, cioè nel senso bisogna seguire dei criteri, tipo appunto quello di far rimanere il re avversario al centro il più possibile, aprire colonne soprattutto. E accumulare pezzi d'attacco, contare quanti pezzi d'attacco ho, il conteggio dei pezzi è necessario e così via. Va bene, comunque vedremo altri esempi nella prossima partita. Questa l'ho scelta appunto perché è stata giocata il 24 gennaio 2018, mi ha colpito questa associazione con il video precedente di Magnus Carlsen, che è stata con la partita giocata nello stesso giorno.